Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi vi faccio apprezzare la BMW 320 Turbo, quella con il lag turbo difficile da guidare. Siamo su Raceroom perché vi è piaciuto tantissimo lo scorso video, tanti commenti che ho apprezzato. Questo video cerchiamo di fare un qualcosa di pulito, cercherò di farvi apprezzare un attimino lo sforzo che bisogna fare per guidare questo tipo di auto. Tutto rigorosamente con il cambio manuale e anche fisicamente. Occhio perché questa curva è traditrice. Le ruote, il Fabris, facciamola scorrere, gomme fredde ragazzi, fare attenzione quando si riaccelera ragazzi, perché il turbo lag, o meglio il ritardo del turbo, è veramente traditore. Tanto fucsia per il Fabris. Vabbè, è facile, il primo giro l'ho fatto a 2 all'ora, quindi questa macchina qua non perdona, come tutte queste della sua categoria, tutte quelle della sua categoria. Ecco, mi richiamo all'ordine praticamente sempre.
ordinare la frizione, ragazzi.